E prima di salutarvi, ragazzi, c'è un'ultima rubrichetta che voglio inserire nella mia trasmissione, visto che parla di territorio, ogni 15 giorni. E c'è anche la sigletina. Fammi sentire la sigletina. Senti. Ma qui, ma là, ma su, ma giù, ragazzi, c'è pure la siglettina. Allora, ho al telefono un blogger, uno showman. Si chiama Davide Gerbino. Ciao Davide! Ciao Sammy e ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Padania. Hai visto, anche la siglettina ti ho messo, cosa vuoi di più? Allora, prima di tutto, chi non ti conosce, devi in 30 secondi dire chi sei, ma io invece dico che mi piace questa tua iniziativa di parlare di tradizioni, di territori, di identità, ma anche di paesi, di luoghi, di ristoranti, di enoteche, di osterie che meritano maggiore visibilità e considerazione. Tu lo stai già facendo su internet in un blog che adesso puoi chiaramente segnalare. Da oggi in poi, ogni 15 giorni ti regalo 10 minuti 10 da questo momento, quindi hai tempo fino alle 14:30, poi ti taglio, per fare le tue segnalazioni. E allora lascio subito a te la parola. Davide Gerbino! Grazie mille Sammy, innanzitutto permettermi davvero di ringraziarti e di ringraziare questa radio per questa opportunità che mi state dando. Per me è veramente un grandissimo onore, perché vi seguo da quando sono un ragazzino praticamente. Grazie. Quando anche lo stesso Matteo era un ragazzino o poco più di un ragazzino e conduceva la trasmissione qua su queste frequenze, quindi per me essere qua in questo momento è un onore enorme, un vero grandissimo piacere. E detto questo, mi presento velocissimamente per chi appunto ancora non mi conosce, per gli ascoltatori che mi sentono per la prima volta. Io sono Davide Gerbino, mi potete trovare tranquillamente su tutti quanti i social, basta cercare Davide Gerbino, è impossibile non trovarmi da qualche parte, in qualche modo esco di sicuro. E che cosa faccio? Io praticamente nella mia vita ho fin da sempre avuto due grandi passioni. Primo, il buon cibo. Mi è sempre piaciuto il cibo della tradizione, quindi le ricette, il prodotto tipico, tutto quello che faceva la mia nonna, la mia bisnonna, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ho sempre avuto questa voglia di assaggiare un pochettino tutto quello che potevo trovare in giro, trovare in circolazione. Un'altra mia grande passione è sempre stata quella di conoscere luoghi, conoscere paesi, viaggiare, ma non viaggiare andando nei luoghi super turistici dove vanno tutti. Mi è piaciuto andare a cercare paesini, borgate, cose magari meno pubblicizzate, meno conosciute, che però il più delle volte si rivelano dei veri e propri tesori, tesori magari sconosciuti o comunque poco conosciuti, che secondo me meritano di avere maggiore visibilità. Ho unito un po' queste due passioni, perché io giro molto, vado in giro, quindi vedo i paesi, vedo locali dove posso andare ad assaggiare le cose tipiche, vedo le antiche magari locande, vedo le osterie, vedo anche magari tante attività artigianali, come può essere la pasticceria, come può essere la macelleria, la panetteria. Tutte quelle attività che purtroppo al giorno d'oggi, per quanto meritino una grande valorizzazione, meritino un grande spazio, sono al contrario un po' maltrattate dalle leggi che tendono a tartassarle, tendono a dare, poi su questa radio ne parlate spesso, quindi sapete cosa sto dicendo, leggi assurde o comunque tutto un modo di vivere che ci tende a portarci sempre meno al negozietto, sempre meno nel luogo tipico, sempre meno nella piccola attività e sempre di più verso la grande distribuzione, che sia il grande centro commerciale, che sia addirittura magari internet. E invece secondo me dobbiamo valorizzare queste realtà, perché su queste realtà si costruisce tutta quanta e si è costruita negli anni tutta quanta la nostra Italia, e meritano assolutamente. E io nel mio piccolo ho provato a fare questa cosa, ho avuto la fortuna di appunto conoscere un po' i mezzi di informazione online, quindi i vari social, i vari blog, le varie cose che i vari strumenti che la rete ci mette a disposizione. Ho creato un mio network che è abbastanza seguito e quindi attraverso questo riesco a dare visibilità, riesco a far conoscere tutte queste realtà.
e quindi nel mio piccolo cerco di dare una mano a chi magari fa un lavoro bellissimo, produce magari un prodotto spettacolare, però magari purtroppo in pochi lo sanno, e quindi cerco di dare visibilità in questa maniera. Detto questo, quindi ho fatto questa breve presentazione giusto per far capire agli ascoltatori quello che faccio, vi vorrei parlare della mia prima eccellenza di questa rubrica, un'eccellenza tra l'altro che chi è della mia provincia, quindi chi è della provincia di Cuneo, chi è del Piemonte sicuramente conoscerà, ma penso che la conoscano anche in tutta Italia e non solo. Sto parlando del Bue Grasso di Carrù, un'autentica eccellenza, come dico io, un'autentica meraviglia, un prodotto eccezionale che tra l'altro sul finire di questa settimana, quindi il 15, che sarà domenica prossima, vedrà proprio il suo clou nella fiera, l'omonima fiera del Bue Grasso di Carrù, proprio a Carrù, Porta della Langa, quindi siamo nel cuore delle Langhe, quindi terre di vini, terre di buon cibo, terre veramente, veramente eccezionali, e qui c'è appunto questa fiera del Bue Grasso, un'antica fiera che purtroppo ha rischiato negli ultimi decenni di andare un po' a sparire, perché nei tempi antichi il bue, forse molti se lo ricordano, veniva utilizzato come aratro, lo chiamavano l'aratro della langa, perché era proprio per la sua, per il suo spessore, per la sua forza, usato nei campi. Poi con l'arrivo delle tecnologie moderne, si usano i trattori, si usano altri mezzi, quindi il bue, è stato un po' accantonato. Di conseguenza anche il valore della sua carne, che è una carne eccezionale, è stato un po' dimenticato, è andato in disuso. Fortunatamente però ci sono ancora degli allevatori che io definisco eroici, che portano avanti questa antica tradizione. In particolar modo questo fine settimana sono stato ospite da un'azienda agricola di Caraglio, siamo sempre in provincia di Cuneo, siamo sempre qui nella terra della grande razza bovina piemontese. Sono stato ospite di questa azienda agricola, di cui faccio anche il nome perché merita veramente, certo. l'azienda agricola migliore. Merita assolutamente, perché sono veramente degli eroi, come definisco io, e mi hanno appunto mostrato, mi hanno un po' raccontato il mondo del bue grasso, di come nasce il bue grasso, e vorrei appunto agli ascoltatori fare velocissimamente spiegare che differenza, perché vai, non tutti sanno quando il bovino diventa bue. Praticamente il bovino nei primi 6 mesi di vita è vitello, quindi una carne giovane, una carne particolarmente tenera, famosissimo il vitello tonnato per chi è del Piemonte, ma non solo. Dopodiché diventa vitellone, passati i 12 mesi, quindi passato il primo anno di età, diventa manzo, e dopo 4 anni, quindi dopo 48 mesi, diventa bue grasso. Per chi conosce il mondo degli allevamenti, saprà benissimo che tenere un animale per almeno 4 anni in condizioni comunque di eccellenza, perché non parliamo di allevamenti intensivi, cioè parliamo di allevamenti curati con una qualità altissima, quindi l'animale mangia bene, l'animale viene portato perfino a fare delle passeggiate per mantenerlo comunque sempre in esercizio, quindi hanno dei costi veramente, veramente enormi. Questo significa che chi al giorno d'oggi ancora decide, infatti purtroppo gli allevatori di questo tipo sono pochissimi, si contano veramente sulle dita di una mano, chi al giorno d'oggi fa un'attività di questo tipo, è veramente, veramente una persona che merita tutto il nostro rispetto e tutto il nostro affetto e tutta la visibilità che magari uno come me può in questo momento dargli. E perché il bue, e poi così vado a concludere, perché il bue grasso è una carne così pregiata? Proprio per questo motivo, perché stando dai 4 anni in su in allevamento, la carne diventa particolarmente morbida, particolarmente buona, particolarmente saporita, particolarmente adatta a tutti i grandi piatti della cucina piemontese. Penso ad esempio, così adesso vi faccio venire anche un po' fame, al bollito, ai grandi arrosti, tutto ciò che fa parte appunto della nostra cucina tipica, dei nostri territori. Il bue grasso è proprio un po' il re assoluto. E ho voluto appunto iniziare questa mia rubrica
parlando proprio di questo, perché siamo proprio nel periodo del bue grasso, quindi siamo proprio al 100% in pieno clima bue grasso, in pieno bue grasso time, per dirla in termini un po' più giovanile, e perché secondo me è un qualcosa che merita davvero, davvero di avere spazio e di avere visibilità, perché in molti secondo me non lo conoscono e soprattutto in molti non conoscono tutto il lavoro che c'è dietro. Quindi se posso darvi un consiglio per Natale, andate dal vostro macellaio di fiducia e chiedetelo, chiedete questo tipo di carne, perché veramente ne vale veramente la pena, e fidatevi di me perché io l'ho assaggiato, lo mangio tutti gli anni, quest'anno però in particolare è veramente, dico che ho già capito che dovrò togliermi la fame in qualche modo adesso. Davide Gerbino, viaggio alla ricerca dell'eccellenza nei nostri territori sul bue grasso e su tutte le altre notizie, l'appuntamento è proprio sui social. Davide, ricorda dove trovarti su internet. Sì, allora, assolutamente su Instagram, facilissimo da cercare, Davide Gerbino, e vi esco subito e quindi è impossibile sbagliarvi. Poi sono anche, ovviamente ho anche il mio blog, quindi il blog di Davide Gerbino, sono anche su Facebook, potete cercarmi Davide Gerbino Official, sono su Twitter, sono un po' dappertutto. Però diciamo che se andate già su Instagram e Facebook, da lì avete già una bella carrellata di tutto quello che vi mostro, perché finché Facebook non mi blocca io condivido. Succede quindi... anche a noi. Grazie Davide Gerbino, veramente ogni 15 giorni qui su questa frequenza. Grazie anche a Dario Polini, il nostro fiscalista di fiducia, sempre in battaglia. Dario, ci sentiamo la prossima settimana o sei in tournée? Anche oggi spero che abbiamo fatto una buona informazione. Sempre, abbiamo fatto una buona azione, soprattutto tu l'hai fatta, adesso torno dai tuoi clienti e io vado in programmazione. A domani, grazie a tutti, ciao. Avete ascoltato Potere al Popolo. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca Abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Da sempre la bava di lumache, il muco polisaccaride, ha delle proprietà straordinarie.